Alla fine il populismo ha vinto e i nazionalismi, i sovranismi hanno vinto in Italia e in Francia, ma nel resto d'Europa il dato è diverso e credo che bisogna tener conto di questo, capire perché l'Italia, perché la Francia, soprattutto capire perché il nostro paese ha scelto di girare a destra in questo modo, ma teniamo conto però del quadro europeo. Il quadro europeo è largamente sanzionato i sovranisti, li ha tenuti bloccati in una posizione che non è una posizione maggioritaria, anzi una posizione largamente minoritaria.